I carabinieri dell'Aquila hanno individuato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila i protagonisti del video diffuso dalla testata giornalistica online Abruzzo Web nel pomeriggio di ieri, in cui venivano ripresi due uomini armati di martelli e di una pistola che dichiaravano di essere pronti a tutto pur di rimanere ad abitare nelle proprie abitazioni. Nel video erano rivolte esplicite minacce al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a seguito degli sgomberi delle case popolari della frazione di San Gregorio, ordinati dall'amministrazione comunale per motivi di inagibilità, derivante dai danni prodotti dagli ultimi eventi sismici. Alzare quanti caricatori te tu? 8, 10. Una brava, lascia via, una bella supposta per il sindaco. Anche due. No, una basta. I due, entrambi di 55 anni, dovranno ora rispondere del reato di minaccia aggravata. I carabinieri hanno anche sequestrato gli oggetti che brandivano nel video, due martelli da cantiere, una pistola a gas a tamburo di libera vendita. Il video, diffuso appunto da Abruzzo Web, aveva suscitato molte reazioni sul web ed era passato di chat in chat, divenendo virale.